Perfetto, buona giornata. Siamo qua a cominciare a sfidare Renzi sul tema concreto, al di là delle chiacchiere, perché chiacchiere ne abbiamo sentite molte, soluzioni concrete molto poche. E potremmo, in prospettiva della festa della donna che c'è sabato, la giacca, aspetta. Qualcuno che presta una giacca? Questa è una giacca, a rigor di logica è una giacca. È una giacca, è abbastanza elegante, perfetto, fa un caldo della Madonna, però abbiamo la giacca. Eccoci qua. Allora, è la cravatta. Potremmo, in ottica della festa della donna, la offriamo al governo per vedere se la metà delle donne al governo sono solo uno spot, e parafrasando un famoso libro, non vorrei che ci fosse qualcuno nell'ottica degli uomini che usano le donne, però vediamo. Asili nido, troviamo anche i soldi, perché Renzi dice tante cose senza spiegarci dove trova i soldi. Noi come Lega vorremmo festeggiare la festa della donna in maniera concreta e non con una mimosa comprata al semaforo dal primo che passa e una pacca sulla spalla e via. Quindi offriamo al governo la possibilità di offrire alle donne e alle mamme e alle nonne italiane un contributo importante sul modello francese, asili nido pubblici e gratuiti. Giusto per parlare di numeri, e poi sentiamo più che i capigruppo le senatrici che seguiranno la vicenda, stiamo parlando di una cifra intorno al 1.200.000.000 di euro sostenuta dai comuni per tutti gli asili nido che ci sono in tutta Italia, soprattutto al nord. Spesa che ci piacerebbe fosse coperta dallo Stato per aiutare le famiglie in difficoltà in questo momento, le mamme soprattutto in difficoltà in questo momento, non il genitore uno ma la mamma. In una città come Milano si arriva a 700 euro al mese per l'asilo nido, che è uno stipendio di un lavoratore precario, e quindi in molti casi qualcuno è costretto a scegliere: sto a casa o vado a lavorare? Ecco, se questa cifra fosse a carico dello Stato, e con tutto il carico fiscale penso che potrebbe essere tranquillamente affrontata, il 1.200.000.000 di euro si trovano, noi diciamo anche dove. Approfittiamo della deputata del PD Alessia Mosca, che sosterrà questa proposta di legge per gli asili nido pubblici e gratuiti, e assolutamente contiamo sulla sua firma. Le tre voci di introito sono: una tassazione sul trasferimento di denaro all'estero da parte degli immigrati, si quantifica in circa 7 miliardi di euro le rimesse che dall'Italia vanno in giro per il mondo, esentasse o quasi, ebbene con un'imposta di bollo su questi trasferimenti di denaro, che fino ai 999 euro possono essere fatti in contanti e spesso volentieri partono da un nero e quindi da un non dichiarato, alcune centinaia di milioni di euro, fra i 5 e 600, potrebbero entrare da questo. L'aumento dell'IMU sugli immobili di proprietà delle banche e delle assicurazioni ne copre un altro quarto, e l'aumento del prelievo erariale unico della tassa applicata sui giochi d'azzardo copre l'altro quarto. Quindi se Renzi, oltre alle chiacchiere, avesse voglia di andare a incidere su poteri forti come banche e gioco d'azzardo e ad andare a far pagare un minimo di tassazione anche a chi spedisce 7 miliardi di euro di ricchezza prodotta qua in altri paesi in giro per il mondo, noi saremmo in grado di avvicinarci al mondo civile, quindi a quello che in Francia è l'asilo nido pubblico e gratuito per decine di migliaia di bimbi e di donne. Quindi un governo che è così bello, giovane, smart, simpatico, intelligente, che corre la mattina presto e che ha tante donne, penso possa solo ringraziare la Lega per questa proposta che gli confezioniamo a pacchetto completo. Quindi passo la parola alle nostre rappresentanti, perché su questo noi settimanalmente chiederemo al governo e alle ministre competenti se sì, quando, se no, perché no, altrimenti il resto sono chiacchiere. Grazie, sono Erika Stefani, sono capogruppo della Lega Nord nella Commissione Infanzia, e io unitamente quindi a tutti i nostri colleghi abbiamo questo, anche la possibilità di presentare oggi questo importante disegno di legge,
che viene a supporto di realtà che a volte vengono anche dimenticate, ma che noi della Lega Nord invece consideriamo preponderanti. Beh, un serio problema quello delle famiglie oggi, un serio problema di riuscire a gestire anche la possibilità di avere una famiglia, di avere dei figli, in un mondo dove il lavoro, le esigenze lavorative stanno portando via sempre più tempo. I bambini hanno diritto di esistere, hanno diritto di crescere in un ambiente sereno, nell'ambiente che sta più consono a loro. Questo disegno di legge in realtà prevede delle soluzioni che sono già state adottate tra l'altro in altre realtà come in Francia, e non facciamo nient'altro che prevedere sostanzialmente una simile struttura. È molto importante innanzitutto questo sistema anche della gratuità del servizio, perché se noi guardiamo i dati, purtroppo ad oggi gli asili nido vengono a pesare enormemente sulle casse delle famiglie, che se non hanno i genitori che possono accudire questi bambini si trovano in una realtà veramente molto difficile. Abbiamo previsto questa ipotesi, questa cooperazione in realtà con le regioni, i comuni, che provvederanno poi a strutturare un sistema che, ripetiamo, molto importante, ne sottolineo un paio di passaggi, in particolare ad esempio la previsione di asili nido all'interno dei luoghi di lavoro. È una realtà che per certi versi può sembrare anche semplice da prevedere, ma che deve essere anche realizzata. È molto importante proprio anche la contiguità dell'asilo nido con il posto di lavoro, che questo significa avere meno trasferimenti, nemmeno anche perdite di tempo, ed avere anche una certa vicinanza proprio del bambino con i genitori. Forse in un momento come questo, dove si sta parlando di sistema elettorale, si sta parlando di crisi economica, di altro, si sta parlando anche, arriviamo qua in prossimità della festa della donna e sembra quasi che solo adesso si parlino di problemi della famiglia. Ma la Lega Nord invece ne ha a cuore, è da tempo che ne ha a cuore, ci sono queste realtà che le dobbiamo portare avanti, dobbiamo pensare proprio a quella che è la nostra struttura anche della società e non solo delle problematiche che ovviamente riguardano tutti, importantissime, però bisogna guardare proprio alla realtà delle famiglie, noi della Lega Nord ci pensiamo, alla realtà delle famiglie, a cosa vuol dire avere uno stipendio, che cosa vuol dire gestire dei figli. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Io sono Patrizia Bisinella, capogruppo della Commissione Affari Costituzionali al Senato. Mi associo a quanto detto dal segretario federale e dalla collega Stefani. Per noi questa è una proposta importante e significativa che lanciamo in occasione della Festa della Donna, ma soltanto in occasione, perché la vorremmo promuovere con delle apposite gazebate, dei banchetti che organizziamo a tutti i livelli provinciali nelle regioni del Nord, come il nostro movimento. Ma da lì a significare che è solo l'inizio di un percorso. È una proposta di legge ben articolata che prevede anche un riordino di competenze legislative tra Stato, competenza statale, competenza regionale e competenza dei comuni. Prevede un sistema integrato territoriale di servizi per l'infanzia. Quindi è importante perché confezioniamo un prodotto in una proposta di legge, una ripartizione più precisa e dettagliata di competenze, andando a mettere ordine e anche a riparo alla confusione che attualmente è vigente, perché ad oggi, per com'è impostata la legislazione nostra statale, questi servizi sono regolati in maniera confusionale tra Stato, Regioni e Comuni. Spesso, come ha detto bene il nostro segretario Salvini, i comuni si trovano da soli ad affrontare ingenti somme per far fronte a questo servizio. In questo modo noi riorganizziamo le competenze e gestiamo i servizi a livello locale, soprattutto con i comuni, che avranno anche la possibilità di gestire un apposito elenco di famiglie, di giovani coppie, di mamme lavoratrici che avranno bisogno, alle quali erogare anche un bonus specifico per i bambini, e tutta un'organizzazione di servizi di prima infanzia, di babysitteraggio. E in questo modo con un aiuto da parte dello Stato. In questa proposta di legge le risorse vengono individuate in maniera specifica e la copertura è indicata e viene, diciamo, tratta andando a pescare risorse da quelle fasce di redditi che sono attualmente sostenibili con la crisi economica che c'è, per esempio il settore bancario, il settore delle assicurazioni, non
si tocca assolutamente quella che è la famiglia, che per noi è il nucleo fondamentale, che va assolutamente difeso. Quindi anche in Commissione Affari Costituzionali subito promuoveremo questa proposta di legge e chiederemo al nuovo Ministro, il Ministro per gli Affari Regionali e il Ministro per le Riforme, donne che quindi insomma aspichiamo abbiano una particolare sensibilità, che subito dimostrino di venirci incontro e di voler adottare e seguire questa proposta di legge, che chiederemo insomma di essere subito calendarizzata. Questo proprio perché noi vorremmo proporre cose concrete e ci aspettiamo e aspettiamo che il governo ci dia altrettante risposte in tempi precisi. Grazie. Io volevo fare due osservazioni di carattere generale, diciamo politico. Questa non è una legge per incentivare la natalità, ma per permettere la natalità, ed è la risposta più potente alle varie leggi Fornero, perché soltanto se qui nascono bambini e le famiglie possono permettersi di far nascere bambini possiamo rispondere al problema delle pensioni. Quindi questa è la più potente risposta a qualsiasi legge Fornero che qualcuno possa immaginare. E secondo, io credo che sia anche la risposta a quelli che dicono che soltanto grazie all'immigrazione possiamo garantirci un futuro per questo paese, o meglio per la parte del paese che interessa a noi. E quindi qui c'è una risposta ai problemi concreti delle famiglie, ma c'è anche la risposta in termini proprio diciamo politici, culturali, etici, tutto quello che volete voi, rispetto a quella che è la sfida, che è la sfida demografica, che poi ha delle evidenti implicazioni su tutto il resto. Buongiorno, sono Raffaella Bellot, sono capogruppo in Commissione Finanze e non posso che dire che la Lega anche questa volta ha con fermezza e concretezza dato risposta a quello che è un problema importante per le famiglie, un problema sociale che sempre più diventa pesante per poter fare delle scelte future all'interno delle famiglie. Io sono mamma e onestamente dico, ho iniziato appunto a dover correre per queste strutture, questi asili nido come oggi strutturati, e devo confermare che già la difficoltà nei numeri, nell'accesso, negli orari, nella struttura dell'asilo nido stesso in questo momento non offre un servizio che possa dare risposte alle famiglie e alle mamme che vogliono e devono, non è che vogliono, devono lavorare, perché un solo stipendio, quando c'è la fortuna di poter comunque trovare più un lavoro, è necessario quindi per poter dare sostenimento alla famiglia. Gli asili nido, così come strutturati, dicevo, non hanno la soluzione per dare risposte, tra l'altro, a quello che è la flessibilità del lavoro, agli orari, ai turni, a tutte quelle situazioni che il mondo del lavoro oggi, pur nei limiti della crisi economica, offre. Di conseguenza dobbiamo dare opportunità alle mamme, alle lavoratrici, di potersi anche adeguare e mantenere il loro stipendio, il loro lavoro. Quindi la Lega in questo momento ha fatto un grande passo avanti, in particolare poi le coperture sono sicuramente, vanno a toccare quelle che sono delle risorse che giustamente devono poi rispondere al sociale, sicuramente anche la scelta di il money transfer, quindi di tassare quello che poi sono le nostre fuoriuscite di denaro nel comparto dell'immigrazione è una scelta a nostro avviso importantissima, nuova, e quindi non va a creare limitazioni e disparità su quelle che sono già risorse limitate su altri settori. E è importante poi quella di creare un'apertura in nidi che non sono solo strutturati al fuori della famiglia, ma nelle aziende, e addirittura coinvolgendo famiglie, perché poi c'è anche la scelta di creare poi, ovviamente da parte della regione, con una verifica delle quelle che sono le competenze e le capacità, anche degli asili familiari. Quindi una massima apertura che possa dare risposte e concretezza. Siamo convinti che la Lega Nord comunque da sempre si ponga l'attenzione all'aiuto delle famiglie, quindi è un'ulteriore conferma di quello che noi facciamo quotidianamente, e credo che tutti i colleghi anche in altre situazioni, in altre commissioni, con quelli che sono disegni di legge, emendamenti o proposte, da sempre comunque diano attenzione alla famiglia. Ricordiamoci che il poter crescere e dare una continuità al nostro paese, quindi avendo, come diceva prima, avendo figlie, dando quindi un futuro, è fondamentale, ma senza il supporto di un paese, di un governo, delle risorse non sarebbe possibile. Quindi la Lega Nord riconferma questa volontà di dare futuro a questo paese. Grazie. Noi sabato saremo in oltre 50 piazze in tutti i capoluoghi del centro nord per pubblicizzare queste iniziative. Ripeto, oggi Renzi mi sembra che sia in visita
messianica a Siracusa. Dopo aver guarito gli infermi a Siracusa rientrerà auspicabilmente a Roma e quindi su questo lo sfidiamo a darci una risposta, altrimenti dovremmo intuire che le donne al governo sono solo usate. Non vorremmo che qualcuno stesse usando le donne senza poi entrare nel merito. È vero che non tutte le donne sono mamme, ma è vero che il buon Dio ha deciso che le mamme devono essere donne. E quindi l'8 marzo noi a questo lo dedicheremo. Lascio ai colleghi capigruppo e alle colleghe l'opera di persuasione e convincimento. Se entro una quindicina di giorni non ci sarà una risposta su questo, e allora dovremo desumere che sono tutte chiacchiere, anche perché poi c'è un ministro all'ottavo mese di gravidanza che penso possa essere interessato all'approvazione di questa proposta di legge, quindi se non fanno in fretta loro in questo momento non vedo chi debba fare in fretta. Se non ci sono domande, penso che siamo stati sufficientemente chiari. Grazie.